dal nostro punto di vista, per l'esperienza vissuta in ormai 40 anni, abbiamo visto come si sono modificate le organizzazioni, da organizzazioni molto verticali affiancate da sistemi informatici molto verticalizzati e da un'energia molto centralizzata e distribuita. Il percorso è che le organizzazioni hanno modificato il loro modo di fare imprese, si sono aperte, per esempio sono i due gruppi Olivetti piuttosto che Fiat, per poi passare a organizzazioni fino a internet, e sicuramente l'ultimo è quello della liberalizzazione, la democratizzazione dell'energia, per far sì che anche l'energia venga prodotta laddove serve, consumata dove serve. Questo significa risparmiare tantissimo e significa anche poterla connettere in rete come tutte le altre cose, organizzazioni che si stanno facendo.